Benvenuti a Palazzo Sansedonio, il palazzo è sede dal 1995 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha finanziato nel 2003 un imponente restauro dell'intero immobile per il recupero degli affreschi e delle strutture architettoniche. A partire dal 2015, Vernice Progetti Culturali ha ideato un percorso museale all'interno del palazzo per narrare le vicende della famiglia che lo ha abitato e valorizzare le bellezze architettoniche e pittoriche custodite al suo interno. Andiamo dunque a scoprire il percorso museale. La visita del palazzo inizia dalla scala monumentale settecentesca, decorata da meravigliosi affreschi e preziose sculture in marmo. Dalla scalinata si raggiunge la cappella barocca dedicata al beato Ambrogio Sansedoni. La progettazione della scala fu affidata all'architetto senese Jacopo Franchini, al quale si rivolse il cavalier Rutilio Sansedoni sullo scorcio del 600 per una totale ridefinizione degli antichi ambienti medievali abitati dalla sua famiglia. Sul soffitto vediamo rappresentata una storia molto significativa che racconta le vicende legate al beato Ambrogio Sansedoni. Questa storia ci riporta infatti al beato Ambrogio Sansedoni. Nell'affresco realizzato dai pittori Francesco e Giuseppe Melani intorno al 1725 si vede rappresentata proprio questa scala, dove un gruppo di popolani viene accolto da alcuni signori riccamente vestiti, che dovrebbero impersonare la famiglia Sansedoni. Il dipinto descrive le gesta del beato Ambrogio Sansedoni, ovvero il dono e l'accoglienza verso i pellegrini da parte della famiglia. Infatti Ambrogio, fin da giovane, accoglieva in casa sua i pellegrini che transitavano da Porta Romana, rifocillandoli con del pane e una piccola somma di denaro, donazione che viene fatta ancora oggi dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena ogni 20 di marzo. Esattamente come vediamo nel dipinto, le scale ci conducono alla cappella. Nel 1661, del ritorno da Malta, Rutilio Sansedoni, cavaliere dell'ordine, volle finanziare la costruzione di una cappella dedicata al suo avo. Devoto di Ambrogio Sansedoni, Rutilio rivolse le sue preghiere al beato durante la seconda ondata di peste seicentesca, mentre si trovava a Malta. Dal momento che il palazzo, crediamo, era sprovvisto di una cappella privata, una volta tornato a Siena, decise di finanziarne la costruzione. Per questo si rivolse agli apicidi fiorentini, tra quali Agnolo Tortoli, che lavorava in quel periodo nelle cappelle Medici a Firenze. L'influenza artistica fiorentina dette alla cappella un aspetto molto innovativo, soprattutto nell'utilizzo dei marmi decorativi. La cappella è interamente rivestita da marmi colorati provenienti da varie parti d'Europa. Rosso di Francia, giallo di Spagna, mistio di Serravezza e marmo del Portogallo. Mentre l'altare, eseguito da Giuseppe Mazzuoli entro il 1697, è in marmo bianco di Carrara e raffigura Ambrogio Sansedoni con la colomba che gli parla all'orecchio. Il beato chiede alla Vergine con il bambino di intercedere per la città di Siena. In questa stanza possiamo trovare anche i ritratti in marmo di Giovanni Sansedoni, fratello di Rutilio, e della moglie Urania Pinocci. Grazie a Giovanni e Urania, Rutilio ricevette la protezione dell'eminentissimo cardinale Flavio Chigi,
zio di Urania. La cappella, oltre ai marmi, raccoglie alcuni capolavori come questi bassorilievi in bronzo eseguiti nel 1720 circa dai fiorentini Massimiliano Soldani Benzi e Giovan Battista Foggini e che rappresentano la storia di Ambrogio Sansedoni, tratta da un testo scritto dal suo discendente Giulio Sansedoni. Qui il Beato, ancora ritratto con la colomba, tiene la città di Siena tra le mani. Il Papa lo benedice e tramite lui benedice tutta la città. Nella cupola osserviamo l'affresco realizzato nel 1697 da Anton Domenico Gabbiani. Il Beato, sempre con la simbolica colomba sulla spalla, accanto a San Domenico, affida la città di Siena alla protezione della Vergine. A lato, un meraviglioso dettaglio di due angeli che sollevano la città di Siena. Ambrogio Sansedoni nacque nel 1220 in un'abitazione poco distante da Palazzo Sansedoni. A 17 anni entrò nell'ordine domenicano, studiò a Francoforte e Colonia ed ebbe come maestro San Alberto Magno e come compagni di studi San Tommaso d'Aquino e Pietro di Tarantasia, il futuro Papa Innocenzo V. Chiamato a Parigi ad insegnare, si fece conoscere per l'efficacia della predicazione, sia nelle chiese che nelle piazze, tanto che, dopo la sua morte, alcuni pittori lo raffigurarono con lo Spirito Santo che, in forma di colomba bianca, gli parla all'orecchio. A Roma insegnò nello studio pontificio e fu maestro del Sacro Palazzo. Ma il Sansedoni divenne celebre soprattutto come predicatore e come pacificatore in delicate situazioni politiche. Questa è la reliquia del Beato, con cofanetto in argento, disegnato nel 2020 dallo scultore Lucio Minigrilli e realizzato presso le argenterie Raspini di Arezzo in occasione dell'ottavo centenario della nascita del Beato. La reliquia è un dono dei padri domenicani di Siena. Ambrogio divenne, in seguito, priore del convento senese di San Domenico. Fu suo il merito di aver risolto l'importante questione diplomatica con la Chiesa, convincendo Papa Gregorio X a revocare la scomunica sulla città di Siena. Per questo, in suo onore per alcuni secoli, si organizzarono processioni e feste. Il destino volle che Ambrogio Sansedoni fosse colto da un malore mortale proprio durante un'orazione. Stava parlando contro gli usurai, con tale veemenza che gli si ruppe una vena al petto. Beatificato, divenne protettore della famiglia. La città di Siena volle ricordarlo collocando un suo busto sulla facciata del Duomo. E dal 1306 fino a tutto il 700 facendo correre un palio a lui dedicato. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena lo ricorda ogni anno con una messa celebrata il 20 di marzo da Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Siena, dal priore del convento dei Domenicani e dal parroco della chiesa del Beato Ambrogio Sansedoni.